Amici, questa sera siamo in compagnia del dottor Massimiliano Previdi, amministratore delegato della ditta Water Next. Buonasera, come sta? Grazie dell'invito. Tutto bene? Tutto bene, grazie. Da dove viene lei? Sono originario di Peschiera del Garda, Verona. Ah, bella, bella zona. Senta, la sua azienda di cosa si occupa? Allora, noi ci occupiamo di depurazione delle acque, ma in un modo un po' diverso, nel senso che il nostro scopo non è solo depurare l'acqua per poterla scaricare poi secondo la normativa in un fiume, ma la nostra mission è sempre stata quella di recuperare le acque di scarico per rendere gli impianti, soprattutto industriali, a scarico zero, cioè senza scarico, quindi il recupero totale delle acque nel processo produttivo. Questa è una cosa molto interessante, un'idea sua questa? Mia e anche dei soci, dei collaboratori, dei soci di Water Next, sì. Siamo in quattro soci. E il vostro core business è questo? Sì, principalmente sì, nel senso sì, è il recupero delle acque, il trattamento delle acque, ma non solo, anche il recupero di quei processi industriali, di quelle materie che generalmente vengono scaricate e che vogliamo recuperare per rendere più sostenibili i processi industriali. Ci può fare un esempio? Per esempio, un progetto molto sostenibile a mio avviso è il recupero della CO2 dai fumi di camino. Ah. Quasi tutte le industrie hanno una ciminiera, quindi riscaldano e scaricano la CO2 in atmosfera, noi la recuperiamo e la riutilizziamo nel trattamento delle acque, trasformandola in acido carbonico per la neutralizzazione delle acque di scarico. Quindi evitiamo di consumare per esempio un acido solforico, quindi di acquistare acido, di metterlo nelle acque, ma utilizziamo appunto la CO2, quindi abbiamo due benefici, riduciamo i costi di produzione e riduciamo le emissioni della CO2 in atmosfera. Vi hanno fatto Cavaliere del Lavoro in Italia, no? No, ancora no. No. Ma non ci interessa. No, ma voglio dire, però voglio dire, la vostra è un'azienda assolutamente straordinaria da questo punto di vista, perché è ecosostenibile. Ha creato un processo di riciclo totale dell'inquinamento, lo riutilizza per creare un nuovo ciclo produttivo. Direi che è meritato un premio, siete stati premiati da qualcuno? Certo, sì, in alcuni casi siete stati premiati. Purtroppo il nostro successo non è in Italia, anche se siamo italiani. Dove lavorate voi? All'estero? All'estero, sì. Lavoriamo in Italia paesi... no? No, quasi niente. E come mai lavorate all'estero e non in Italia? Perché all'estero, soprattutto nel settore industriale, nelle grosse manifatturiere, c'è la possibilità appunto di esprimere nuove tecnologie molto di più che non in Italia, dove diciamo un po' i processi industriali si sono un po' sedimentati sulle vecchie conoscenze. C'è più possibilità all'estero. Per esempio lavoriamo molto in India, che è un paese che per prima al mondo ha promosso lo scarico zero, cioè danno il permesso per fare nuove aziende solo se si garantisce il riutilizzo delle acque. Scarico zero. Scarico zero. Oppure lavoriamo in Bangladesh, in Cina abbiamo lavorato molto in passato, in Messico, in Centro America. Quindi sono un po' le contraddizioni del mondo, no? Scarico zero, poi c'è un inquinamento ambientale dell'aria che è pazzesco in India, per esempio, per cui queste sono un po' le contraddizioni in cui va contro l'uomo. Io credo che sarebbe importante creare uno scarico zero anche per le auto in India, perché c'è un inquinamento che è ai massimi livelli. Vabbè, comunque non ha importanza. Qual è la vostra clientela di riferimento? Sono appunto le grandi industrie, soprattutto manifatturiere, dove vengono utilizzate grandi quantità d'acqua. Il settore tessile, per esempio, ma non solo. Faccio un esempio, per produrre un chilo di tessuto vengono utilizzati circa 100 litri d'acqua. 100 litri per un chilo? Per un chilo. E ci sono aziende che producono tonnellate di tessuto al giorno. E quindi è fondamentale riciclare l'acqua che viene, invece che buttarla nel fiume, no? Direi che è fondamentale, sì, da un punto di vista economico e ecologico, ambientale, sostenibile, ecologico, certo. Sì. Morale anche, direi. Sì. Soprattutto in quei paesi. Noi in Italia abbiamo una ricchezza d'acqua che è quasi unica, avendo le Alpi, ma ci sono paesi come l'India, il Pakistan, certo, lo stesso Messico, ci sono tantissime zone desertiche dove l'industria si muove per un costo di manodopera inferiore, dove l'acqua è proprio una risorsa
strategica. Ecco perché voi lavorate soprattutto all'estero e in zone, in paesi in via di sviluppo, insomma, no? Sì. Credo sia importante per voi creare uno sviluppo che sia armonioso, ecologico e, come diceva lei, morale, sì, etico insomma, in un certo sì. senso. I vostri progetti sono quindi ecosostenibili, assolutamente? Beh, direi proprio assolutamente sì, cioè lavoriamo perché le industrie e i progetti dei nostri clienti siano ecosostenibili. E questa parola ecosostenibile io credo che non sia solo una parola così un po' di moda, no? Ma diventa ecosostenibile quando si riescono a ridurre anche i costi di produzione. Certo. Quindi interessante, no? Quindi il riutilizzo delle materie prime, evitando trasporti, evitando produzioni, è molto ecosostenibile. Per esempio noi abbiamo anche un altro progetto nuovo che è il recupero della soda caustica, che è un prodotto che nell'industria si usa tantissimo, serve per pulire, per lavare. Molto corrosivo, no? Tra l'altro. Molto corrosivo. Generalmente cosa succede? Si scarica, è un sale, quindi non si riesce neanche più a togliere, va nel fiume, va nel mare. Con le nuove tecnologie si può recuperare la soda caustica, quindi ridurre la produzione della soda caustica, ridurre il trasporto e rendere l'azienda più competitiva, riducendo i costi di produzione. E questo è molto importante, direi. Avete dei progetti futuri? Abbiamo dei progetti futuri, certo, sempre con l'obiettivo di riutilizzare delle materie prime o delle materie, come per esempio i coloranti, come per esempio certi alcol, certi prodotti. Mi piacerebbe anche tanto lavorare in Italia, magari siccome siamo un po' concentrati nel settore tessile, magari anche portare le tecnologie che abbiamo sviluppato all'estero, magari anche in Europa e in Italia, dove invece sicuramente le industrie rispettano i limiti di legge, ma pochissimi riutilizzano l'acqua. Volevo darle un consiglio. Dato che la sua è un'azienda virtuosa, assolutamente virtuosa, e tanto di cappello per quello che fate, lavori affinché la sua azienda prenda piede anche in Italia e si possano sviluppare delle aziende tipo la sua, perché è molto importante anche nel nostro paese, perché in India, Cina, ma facciamo un lavoro anche nel nostro territorio, quindi è importante che lei si impegni affinché in Italia avvenga un processo di consapevolezza delle cose che voi fate, perché è assolutamente importante, quindi un consiglio che le do spassionatamente a nostro beneficio, a beneficio di tutti i cittadini italiani. La ringrazio, complimenti per la sua azienda. Grazie e le auguro buon lavoro. Grazie a lei.